Ciao a tutti, io sono Stio Energy e benvenuti in un nuovo episodio della guida di Cities Skylines 2, versione vanilla senza mod e senza asset, per adesso, perché non sono ancora usciti. Allora, stiamo procedendo passo passo a creare la nostra città. In questo momento io sto usando la cosiddetta modalità foto, la photo mode. E come ho fatto? Allora, sono andato qui sotto, modalità foto, ho schiacciato. A questo punto mi posso muovere sia in alto che in basso con la rotellina del mouse, perché non ho attivato nessuna modalità particolare. Come vedete posso anche andare da sopra alle nuvole, quindi posso anche fare foto magari strane così. Le nuvole hanno una loro altezza e si possono anche fare cinematiche. Volendo si possono fare cinematiche andando a fare graziose cinematiche, andando a dare dei punti e poi andandole a riprendere e a registrare, magari, se volete. Magari un episodio, lo vedremo. Premendo ESC si esce dalla modalità foto. La differenza che c'è dalla modalità foto, dalla modalità normale, è che allora la modalità foto ha un sacco di impostazioni di più. Si può correggere per esempio l'esposizione, vedete? Posso farla più chiara, più scura, posso aumentare il contrasto, posso fare molto più contrastato, molto meno contrastato, gli posso mettere una tinta, non so, vediamo, rossa, vedete, posso tutto fare un po' strano, insomma, posso divertirmi e così via. Si possono mettere le nuvole, come vedete, si può modificare l'opacità delle nuvole, l'altitudine, la tinta delle nuvole, se le faccio più scure, più chiare, e volendo si può anche mettere l'ora del giorno, quindi potete simulare di essere di notte senza essere di notte. Quindi se voi andate a dare la modalità notturna, questa è la modalità notturna della nostra città. Quindi potete andare a vedere piano piano, fare per esempio un video, andate a vedere come risulta essere di notte. Non vi piace più, lo togliete e avete il tempo del giorno normale. Questa è un po' la modalità foto, no? Allora, abbiamo lasciato la nostra città leggermente in negativo. Allora, perché siamo ancora leggermente in negativo? Perché abbiamo le entrate che non vanno a coprire le spese, come abbiamo detto la volta scorsa. Andando piano piano ad aggiungere persone, a ingrandire la città, andiamo in positivo. Un'altra cosa che genera, ovviamente aggiungendo le persone, si aggiungono anche i ricavi fatti dalle tasse della zona industriale. Quindi io posso anche aumentare o diminuire le tasse di alcuni settori che andranno a svilupparsi più o meno di altri. Se andiamo per esempio a leggere qua di fianco, lui appunto ci dice che le imposte fiscali possono essere stabilite in base ai prodotti, e quindi io posso decidere di andare a stimolare l'industria del cibo. Non posso fare, per esempio, non ho niente sui cereali, perché evidentemente perché non li vado a prendere. Anche le verdure non le sto producendo, né il petrolio né i minerali e così via. Come faccio a fare le tasse, quindi ad aumentare le tasse per queste che sono a zero? Beh, semplicemente vado a fare le zone industriali non semplici ma complesse, diciamo la specializzazione. Piano piano se ne vanno a sbloccare qualcuna. Allora, se noi andiamo a vedere nei vari livelli, nei vari obiettivi, abbiamo sbloccato qui all'inizio nessuno. Nel borgo piccolo
nessuno. Nel Borgo Grande abbiamo sbloccato fattorie ed estrazione pietre. Fattorie ed estrazione pietre sono le prime due che si vanno a sbloccare e non hanno bisogno di nessuna specializzazione. Fattorie di bestiame e pietre non hanno bisogno di avere nessuna specializzazione particolare. Non possono essere piazzate dove si vuole. Se noi andiamo a vedere qui nelle info view, andiamo a vedere sulle risorse naturali, vediamo che abbiamo quattro tipi di risorse naturali: terra fertile, bosco, minerali e petrolio. Questa è la terra fertile, questo è il petrolio, questo è il bosco e questi sono i minerali. L'allevamento e l'estrazione delle pietre possono essere messi dovunque, anche dove non c'è la specializzazione. Bisogna tenere presente che, come in Cities 1, il petrolio, che è questo, va ad esaurirsi, quindi a mano che lo vado ad estrarre, adesso ce ne sono disponibili, adesso ne sto non ne ho nelle mie risorse qua probabilmente sbloccate, probabilmente questi numeri sono riferiti solo a quanto ho qui di sbloccato. Ho un po' di minerali, come vedete. Se io andassi a sbloccare un altro tile mi darebbe anche il petrolio. Qui noi abbiamo, tra virgolette, buttato via la zona di specializzazione agricola di qua, ma ne abbiamo molte altre, come vedete, ne abbiamo molte macchie. E siccome abbiamo la possibilità di andare a sbloccare tanti quadranti della mappa, possiamo per esempio andare a sbloccare questi quadranti e andiamo a fare per esempio il primo bestiame e le prime estrazioni di pietre, per esempio. Quindi andiamo qua sul quadrante, ci veniamo trasportati, andiamo ad espanderci, prendiamo per esempio queste tre. In queste tre ci dice che noi andremo a sbloccare terra fertile, area edificabile, depositi di petrolio no, una falda acquifera abbiamo sotto, ed è questo un pezzettino, vedete, e abbiamo anche del legno. Allora, se andiamo a sbloccare qua, certo, sono queste due qua. Non abbiamo minerali, ok, acquistiamo e abbiamo sbloccato questa qua. Adesso possiamo andare a sviluppare questa parte. Una cosa che possiamo fare è andare adesso a piantare per esempio il bosco. Andiamo a vedere, selezionando tutti i vari alberi, c'è ontano, betulla, quercia. Direi che ci siamo. Ontano, betulla e quercia. Ok, perfetto. Andiamo a selezionare l'architettura del paesaggio, la vegetazione, non qui, a me mi frega sempre perché c'è l'alberello e penso sempre che siano gli alberi qua. No, questi sono i parchi. Allora, ontano, lo selezioniamo. Ricordatevi che c'è la possibilità di avere gli alberi europei, come sono questi, e gli alberi americani, vedete, ne cambia qualcheduno. Al posto dell'ontano qui c'è il pino, non c'è l'ontano. C'è per esempio il tiglio, guardiamo se c'è il tiglio di là. No, non c'è, vedete? Se voi andate a vederli, il pino è spostato, lontano non lo vedo, qui vedo il noce, la betulla, la quercia, vedete, in quello americano non ci sono. Se noi andiamo a prendere quindi quello europeo, prendiamo lontano e andiamo a selezionare posiziona multipli. Selezioniamo, a questo punto abbiamo un cerchio. Allora, questi cerchi stanno a significare dove andranno ad essere piazzati, possiamo ad area, con una certa area, e quindi non a uno, adesso li stiamo piazzando per esempio a uno, se ne vogliamo piazzare di più ad area e andare per esempio a modificare la dimensione del pennello, cioè del cerchio, andiamo adesso a cliccare col sinistro e andiamo a piantare tanti alberi di ontano, che sono piccoli e andranno a crescere, quindi hanno una loro un loro ciclo di vita. Vedete, sono
ops, esc, sono piccoli. Vita, danno zero legno, ok? Perché ogni albero ha una sua quantità di legno. Vedete che questo è da 1557, questo è da 1541 e così via, a seconda di quanto grandi sono. Questo ne dà 20.000, probabilmente sono di quelli che ne danno di più perché sono appunto le querce. Andiamo a piantare anche, abbiamo detto, querce e betulle. Andiamo a selezionarli qua, andiamo a selezionare non il castagno ma la quercia che è qui. Possiamo anche tenere premuto il sinistro e andare a spostarci, vedete che lui ha piantato. E andiamo poi a prendere anche la betulla, teniamo premuto il sinistro, vedete questi puntini che compaiono sono dove lui ha piantato. Bene, abbiamo piantato. Così abbiamo piantato prima, come ho fatto io, non mi ricordo se mentre registravo o dopo. Ho fatto così qua, l'ho piantati tutti dovunque e sono andato a mettere una grossa quantità di alberi in giro. A mano che io vado a costruirci sopra, gli alberi vengono distrutti, o meglio vengono tagliati e ci rimane il seme. Se io vado a prendere questa strada e la prolungo, vado a cancellare gli alberi, vado a cancellare la strada, vedete che ci sono ma sono piccoli, quindi vanno a ricrescere, ritornano a zero e ricrescono. Adesso qui, se noi andiamo a selezionare l'area, la terra fertile, dobbiamo andare a mettere, per far crescere il grano oppure le verdure, andiamo qua dentro. Andiamo a prolungare la strada, andiamo a prolungare la quattro corsie. Prendiamo, la facciamo bella curva così non andiamo, ecco, abbiamo sbloccato paese minuscolo, ottimo. E adesso da questa parte, andando a selezionare le zone, andando a selezionare, ecco, l'abbiamo messa qui nel mezzo. Allora facciamo una cosa, andiamo a rifarla. Andiamo a rifarla fino a qua. Andiamo a rifarla così. Ecco, ho appena realizzato, mentre piazzavo, mentre avevo appena finito di piazzare la parte iniziale, che c'è un problema. C'è un problema perché si crea il buco, vedete? L'edificio tende a non essere conforme al terreno ma a stare piatto. Se noi andiamo a selezionare lo strumento area qui sotto, quando andiamo a selezionare l'edificio, oppure questo qui è esattamente analogo, possiamo provare a fare l'area, però a spostare i punti, vedete? Però il terreno rimane così, però possiamo provare a lavorarlo. Allora vediamo un po'. Allora, questo, vedete, noi stiamo trascinando i punti e facciamo l'area come vogliamo. Ora, io siccome sono un perfezionista, non voglio fare tutto rettangolare, tutto sghimbescio, cioè tutto circolare. Vedete che quando io vado a selezionare l'area, il confine mi dà il cerchio giallo. Bene, questa è l'area entro cui io posso andare a disegnare e a trascinare la mia area come se fosse un distretto. Questo è in realtà il bordo dell'area coltivabile. In base a quanta area faccio, lui va a mettere la texture del grano e mi va ad estrarre il grano qua. Se io vado a vedere, allora 20 su 21, quindi l'ha impiegati quasi tutti, efficienza, manca qualche impiegato, quindi aspettiamo che piano piano vadano
ad essere impiegati tutti, e andiamo a vedere quanto abbiamo prodotto. Andiamo qua nell'economia, andiamo in produzione e abbiamo prodotto per adesso 17 tonnellate, vedete? Questa produzione non sarà costante perché andrà ad aumentare in base al livello. Aumentando il livello aumenterà anche il guadagno. Come dice appunto il gioco, dice loro devono pagare l'affitto e il mantenimento, il pagamento dell'affitto e del mantenimento delle strutture, dei macchinari, eccetera. Quello che rimane, come analogamente succede per gli edifici, viene usato per aumentare di livello la struttura. In questo caso si aumenta di livello da 1 a 5. Quanto può produrre va ad essere aumentato o diminuito in base all'efficienza. Quindi che parte da una base di 100 e una percentuale più bassa significa che non sta funzionando, mentre una percentuale più alta significa che sta funzionando meglio del previsto. Lasciamolo girare. Io adesso voglio togliere questo scalino. Allora vado qui, vado nell'addolcimento terreno, provo. Come vedete ci mette poco, ci mette tanto, a volte non è proprio matematicamente una bellezza. Allora io vado qua sullo strumento livellamento, faccio tasto destro qua centralmente e comincio a dare dei colpi. A questo punto che ce l'ho più largo, non mi chiedete perché, funziona. Probabilmente, se volete la mia opinione, è la vicinanza di questa struttura. Ora, perché questo è venuto a spawnare proprio qua, che abbiamo, ma porca zozza, non doveva, questi spawnano automaticamente, non posso decidere io, vedete, non sono assolutamente cliccabili. Allora fatemi farlo sparire, adesso lo rimettiamo così. Allora vediamo, sì, allora sto cercando piano piano di andare a livellarlo senza fare particolari, vediamo così, così potrebbe essere interessante, ma non mi piace, lo rifacciamo. In questo caso, come vedete, non si può andare a rilavorare, a spostare. Come per parecchie strutture, bisogna rifarlo. Allora, andiamo a vedere. Allora, aumentiamo la forza e aumentiamo il pennello. Si dovrebbe abbassare piano piano. Ok, riproviamo. Prendiamo l'industria specializzata, prendiamo la gallina, andiamo a piantare qualche gallina. Prendiamo sempre il 2, facciamo il primo punto qua, il secondo qua. Perché ci andiamo a spostare in questo modo, li andiamo a vedere che abbiamo beccato, perfettamente perfetto. Ci andiamo a riprovare. Proviamolo dalla parte opposta. Allora, possiamo piazzare il primo punto. Possiamo piazzare il secondo, possiamo andare a chiudere
E poi io così faccio, poi piano piano mi vado a riselezionare l'edificio e vado a spostarmi andando sulla linea blu e mi vado a fare la forma che voglio. Voglio togliere questo nodo, per esempio, che non mi piace il nodo, questo qui, tasto destro, e lui mi toglie il nodo. Allora, questo direi che lo possiamo far finire in questo modo qua. Viene fuori. Si può lasciare finire così. Oppure, per esempio, possiamo andare a chiuderlo così in questo modo e andiamo a fare un'area confinante con la strada, per esempio. Questo si può fare così. Abbiamo questo terreno che non viene in discesa, non è per niente il massimo, ecco, non è il massimo, lo ammetto. Però col livellamento terreno riproviamo, ecco, per esempio anche questo tasto destro lo facciamo un po' intorno e poi andiamo a smussare i bordi e più o meno, come vedete, riusciamo a mascherare la cosa. Qui si vede un po' di nuovo anche questo tasto destro centrale, mi muovo tenendo premuto, poi riprendo di nuovo l'addolcimento terreno e faccio dei piccoli colpetti, tac tac tac, e vado, e lui si va a popolare. Andiamo a vedere quanto siamo riusciti a fare ora di produzione, meno di prima. Andiamo a velocità 3, così guardiamo, eravamo a 17, qui siamo a 31, di più, però si va su, va giù. Comunque ne abbiamo fatto un po', dobbiamo fare tanto grano. Allora facciamo che da questa parte mettiamo tutto quanto grano. Potremmo, allora non riusciamo a fare tutto una, no? Potremmo mettere al centro e farlo tutto quanto cerchio. Però che brutto, dai, non è propriamente una cosa carina. Allora andiamo sempre con mettiamo qualcosa che vada un po' conto, che non facciamo sempre le stesse curve, quindi facciamo la rovescio così e così. Potremmo fare delle aree più piccole e qua dentro ci andiamo a mettere la nostra area coltivabile. Allora facciamo una bella cosa, siccome abbiamo visto che va a finire più o meno così, eccola qua, sì. Allora facciamola ancora due più in là, così andiamo a cancellare questa. Adesso qui proviamo a fare la nostra fattoria, non sarà per niente facile perché abbiamo visto che è in discesa. In salita, dipende come la volete vedere, sono due lati della stessa medaglia. E è così, ovviamente. Allora andiamo a lavorarla subito, tasto destro, lo facciamo più piccolo, facciamo qualche colpetto e speriamo che non venga così brutto, però in questo caso ce l'andiamo a tenere. Quando c'è questi puntini rossi, tornate in su col nodo, vedete? Tornate in su piano piano finché lo vedete blu. Lo mollate, poi lo prendete, fate clic col sinistro in un altro punto
e fate di nuovo così e piano piano riuscirete a seguire tutta la curva. Andiamo piano piano a creare tanti punti e andiamo a far seguire la strada, ok? E abbiamo chiuso. Qui per esempio possiamo sì arrivare fino a questo punto e se non vogliamo perdere questo quadratino si può fare in qualche modo, o altrimenti ci inventiamo una strada così. Possiamo andare a togliere gli snap, così partiamo dal punto che vogliamo e finiamo dal punto che vogliamo, ok, e qui nel mezzo ci possiamo mettere una bella quercia, eccola qua. Una betulla ci sta, qui non ci sta, ci sta un cespuglio. E qui abbiamo fatto il primo. Poi possiamo anche andare qui a metterlo che segue il terreno. E qui ci possiamo mettere per esempio un'altra zona che va a coltivare galline, come mi sentirete dire un sacco di volte. Ci mettiamo un altro allevamento per esempio così. Che brutto qua. E però non possiamo fare altrimenti. Ah, lo potremmo mettere su in alto. Facciamo un po' vedere. Proviamo a vedere se mettendolo qua. Eccolo, sì sì, in discesa. Allora, l'abbiamo messo. Se voi non andate a fare l'area, questo è il livello minimo. Che è anche carino per quanto riguarda edificio che va ad arredare. Ok? Va a produrre pochissimo, penso, non ho idea di quanto vada a produrre, va a produrre veramente una cosa insignificante. Andate a schiacciare e andate di nuovo a rifare il quadrato come vi piace. Ripeto, questo non ha bisogno di nessuna fertilità, quindi lo potete fare con qualsiasi tipo di terreno. Se non vi piacciono gli angoli i punti dove si vanno a fermare i nodi, togliete lo snap e andate a selezionare e lo potete muovere dove volete. Vedete? Andate sempre sopra, riuscite a fare tutto fino a che non vedete la riga rossa, vedete la riga rossa e sotto scritto oggetti sovrapposti. In questo caso vi fermate. Se voi schiacciate I, vedete esattamente la parte che dobbiamo, la parte dove va a scontrare. Il gioco crea diversi dettagli, crea lo steccato, crea queste strutture che purtroppo, ahimè, sono fatte così. Se le volete più belle, l'unica tecnica che ho trovato è quella lì, appunto, tasto destro piccolo cerchietto, addolcimento terreno, un po' di cliccate in giro e riuscite a fare il trucco. Tic 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 e siete a posto e avete più o meno mascherato. E questa è la nostra zona agricola. La potete anche fare da questa parte, andate a dividere di nuovo, ci possiamo riabilitare lo snap. Allora partiamo di qua. Lo facciamo con una forma un po'
un po' diversa. Qui andiamo a riprendere, allora, ecco, sì, qui dobbiamo andare in questo modo, perché come avete visto il giallo incombe, quindi da questa parte ci possiamo fare un altro allevamento, per esempio qua, oppure se vogliamo possiamo fare un dei sassi, però non è che dobbiamo per forza. Intanto lo mettiamo così, poi lo andiamo a fare meglio. Andiamo a mettere un altro. Allora questo qua proviamo a metterlo qua, guardiamo come viene. Come vedete due non basteranno, però noi lo mettiamo in questo modo qua. Questo è il primo angolo, questo è il secondo. E andiamo ad aggiustarlo sempre premendo gli strumenti. Peccato che non possiamo tenere un po' di questi alberi, ma ovviamente, come potete immaginare e come sapete, non ci sono alberi a meno che non facciamo i filari. Ecco, se noi facessimo, se vogliamo dettagliare un po', allora andiamo a togliere questo. Andiamo a prendere, andiamo a spostare un po' in questo modo, così. Possiamo fare spazio, piano piano andiamo a creare una specie di curva. Andiamo a vedere se ci basta lo spazio così. Andiamo così, noi qui nel mezzo, allora non esiste la strada con gli alberi. Gli alberi purtroppo hanno uno spazio, quindi se vogliamo mettere gli spazi, gli alberi, non andiamo qua sull'alberello, me lo vedrete fare 200 volte, ve lo dico già. Prendiamo la betulla, per esempio, e come vedete basta, e ci mettiamo una bella serie. E li possiamo mettere tutti assieme? No, perché non hanno deciso di mettere l'equivalente del line tool, e quindi bisogna metterli tutti a mano così. Come vedete diventano blu quando le aree non si vanno a sovrapporre. Se non l'abbiamo detto, lo diciamo ora. Li potete piazzare tutti a uno e vengono esattamente tutti, viene il confine. Sarebbe anche bello che ruotassero, che ci fossero diverse forme di alberi, perché altrimenti viene lo stesso albero piazzato. In Cities 1 c'era, non dite vuoi troppo, perché non è vero. In Cities 1 venivano fuori almeno per quasi tutti gli... venivano fuori dei tipi diversi. E qui avete il vostro filare di alberi, tutti uguali perché sono clonati come la pecora Dolly. E potete provare qui a avvicinarlo. Se noi proviamo ad avvicinarlo, così, ecco, vedete, scompaiono, lo andiamo a riprendere, io ho provato. È tutto un discorso di distanze. Andrete a fare le vostre prove e andrete a vedere quanto è la distanza minima che si può tenere per non fare, ahimè, come avete visto, cancellare il bordo qua. Eccolo, e questo per esempio è un esempio di zona agricola che
potete fare in una maniera un po' più carina, senza andare a fare questa piazzata con tutte le a cerchio, che è veramente orribile. Ecco, possiamo andare a finire, andiamo un attimo più lunghi questo episodio, però mi perdonerete, spero. Andiamo ad aggiustare, premiamo la I, vi ricordo, io mi dimentico, lo ricordo a voi per ricordarlo a me, perché io mi dimentico spesso che premendo la I vedo quello che c'è sotto, e questo qui lo possiamo far arrivare bello lungo fin dove possiamo, per esempio fin qua. Poi anche dopo, cioè una volta che abbiamo sbloccato gli altri quadrati, no, stai qua tu. Se no mi si cancella la struttura. No, mannaggia a me, come sono una persona brutta. Come sono una persona brutta. Allora, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua. No, qua, niente, non ci sta. Niente, dobbiamo togliere lo snap perché rompe parecchio questo. E facciamo così, eccolo. Vabbè, anche questo così va bene. Vediamo un po' di mucche pascolare. E così siamo. Bene, andiamo a vedere quanto andiamo a produrre? Certo. Andiamo a vedere quanto andiamo a produrre andando qui. Andando su produzione e stiamo producendo, allora, 83 tonnellate di carne, di galline, e le stiamo, siamo anche in surplus. Cosa vuol dire? Vuol dire che le stiamo esportando. Quindi a un certo punto la domanda interna l'abbiamo soddisfatta, per andare a guadagnare di più vanno ad esportare. Quindi a un certo punto ci sarà un camioncino che andrà ad esportare, ma ci sono altre meccaniche che poi andremo a vedere, a scoprire e a vedere se funzionano, perché qualcheduna di queste era particolarmente buggata. E anche circa 90 tonnellate di grano. Questi numeri surplus e deficit non sono fissi, non è che per tutta la partita dovete soddisfare 20 tonnellate di legname e il mancante di, non so, 120 di grano, di cereali. No, assolutamente, si modifica tutto in base a delle formule che sinceramente non so, ma queste cose sono legate alle industrie. Ora, noi, come vedete qua sopra, vedete che dai cereali sono le freccette che vanno verso destra, vengono elaborati dalle industrie generiche, che sono le industrie che abbiamo visto nella tassazione, e quindi sono quella dei succhi, dei cibi. Andiamo qui, apriamo le industrie e c'è il cibo, no, sono i cibi pronti, poi i prodotti petrolchimici, c'era la gocciolina arancione, e le bevande. Se noi andiamo a diminuire per esempio la tassazione per le bevande, la portiamo a 7, andiamo a stimolare la domanda, cioè andiamo a stimolare il fatto che le aziende che vengono create vanno a lavorare le bevande, vanno a fare bevande, e queste industrie qua potrebbero diventare industrie di bevande, oppure cambiare. Quindi qualcheduna di questa produce, vedete, qualchedun'altra diventa magazzino senza che io lo decido. Questo è un magazzino di legname qui nel mezzo. Se li andiamo a controllare tutti, potrebbe esserci qualcosa che fa magazzino di un'altra cosa, di nuovo magazzino di legno. Questo fa stoccaggio di verdure, questo prende verdure più bestiame e produce cibo, per esempio, avete visto?
prodotti petrolchimici e così via. Questo è vuoto e disponibile per essere affittato e così via. Se andiamo a vedere qui, questo bestiame, questo è un altro magazzino, tessuti e così via. Ecco, la zona industriale è mista, questi magazzini che prima in City Skylines 1 li dovevamo piazzare qua, adesso vengono autonomamente creati dal gioco. Quindi questo è il modo in cui più o meno lavora. Se noi ci mettiamo qua davanti, vedremo uscire solo da qua dentro il camioncino. Non c'è più tutto il traffico che c'era prima. Tutto il movimento che vediamo, anche qui il trattore, è indipendente. Non lo posso gestire io. Qui mi mancano, ho questo problema, mi dice mancanza di manodopera altamente qualificata. Ma come? Io ho messo tutto, ho messo le scuole, ho messo... Allora finiamo col vedere questo, perché siamo veramente lunghissimi, questo episodio verrà un'ora e vabbè. Se noi andiamo a vedere qui, andiamo a vedere su istruzione e nelle scuole elementari vediamo che non abbiamo le medie, non abbiamo il college e non abbiamo l'università. Andremo la prossima volta a mettere le scuole medie, andremo a vedere se questo ci va a dare altamente qualificata. Non penso. Andiamo a vedere come andare a risolverlo nella prossima puntata. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo lungo episodio, dove abbiamo cominciato a esaminare la parte industriale, abbiamo visto un po' di catena industriale e le industrie specializzate e così via. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per avere la notifica quando escono tutti i video, lasciate un commento, un suggerimento di quello che non avete capito sia di questo video sia degli altri e vedremo se riesco ad imbucarli e a studiarli, se non so la risposta, così riesco a darvi una mano. E se volete, come fanno le persone che passano in sovraimpressione, potete abbonarvi per supportare il canale con tutte le serie e tutto quello che ne consegue del mio impegno e di tutto quanto vado a spendere per tenere su il canale e le serie. Grazie mille. Ringrazio quindi gli abbonati, che sono la mia stampella del presente e la mia ispirazione per il futuro, per cui vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!